Sarebbe bello se finalmente quest'anno si potesse pensare dei prossimi passi della discussione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Abbiamo parlato anche dell'interazione con la NATO e le decisioni politiche che prevedono l'interazione che oggi per l'Ucraina con la NATO è importante. Oggi l'Ucraina fa praticamente ciò che avrebbe fatto un paese NATO, qualsiasi paese NATO, difendendo il territorio, difendendo i confini. E noi aspettiamo molto dal summit della NATO, aspettiamo la definizione dell'algoritmo dell'interazione per poter poi entrare nella NATO stessa. Aspettiamo i risultati dai risultati del summit NATO.